Sei tu! Scusa, non volevo spaventarti. Ho mandato 1000 messaggi a Tecla, ma non visualizza. Magari dorme. Ti faccio richiamare domani mattina. Ti prego, svegliala. Solo 5 minuti. Ho bisogno di parlarle. Sì. Ti prego. Sì, però stai calmo, ok? Non ti agitare. Adesso okay, arrivo. Okay. Sì. Ma scusami, aspetto qua. Sì. Sofia! Cazzo fai lì, zia? Volevo vedere se se ne andava. Eh no, è ancora lì. Mamma mia, che disgrazia. Io pensavo che invece essere con quello giovane, la superficialità, la leggerezza, niente nevrosi. Sì, ma quando sapere che state facendo? Mauro, per cortesia, non ti ci mettere pure tu che già c'ho mal di testa. C'è uno, c'ho la storia con uno. Niente di importante, almeno per me. Ma è fuori che mi aspetta. Che vuol dire che c'è la storia con uno? Mose è arrivata, zia. Dove l'hai incontrato? Su un'app. Su un'app? E tu lo sapevi? Certo che lo sapevo, perché lei mi ha accompagnato tu. Ma siamo state prudentissime. Ah, no, certo. La vostra proverbiale prudenza. No, ma è strano che c'è uno stalker qua fuori. È armato? Ha un mazzo di fiori. Tecla, solo 5 minuti, per favore. No! Può finire così. Dai, salite, salite, vado a parlarci io. Bravo, parlarci tu, va. Ma che succede? Che è sto casino? Chi c'era giù? Uno spasimante di Sofia. Un altro? Ma come, stamattina hai detto che stai frequentando quel ragazzo, il coinquilino? Sì, dai, mamma, lo sai come sono. Zoccola? Sì, un po' zoccola. No, mamma. Buonanotte. Buonanotte.